Ciao ragazze, ciao a tutte. Allora, video review di BB Craft. Allora, questo è un video in collaborazione con la BB Craft che mi ha fatto scegliere dal sito del materiale per fare bijou, per fare un paio di tutorial e un po' una review del materiale che ho appunto ricevuto in omaggio. Ve lo dico, questa roba me l'hanno regalato, quindi grazie BB Craft, grazie Molly che è stata molto molto carina, mi ha fatto aprire la mia posizione e ho comprato queste cose che adesso vi faccio vedere. Allora, in tutto 40 dollari, sotto nell'info box metterò tutti i link per andare a vedere cosa ho comprato, cosa appunto ho scelto e vi dico subito che poi ci saranno dei tutorial con questo materiale, logicamente. Perché questa è una forma di pubblicità che queste aziende fanno e vi voglio dire che insomma ho preso delle cose un po' insolite per i bijou, perché di solito tutte prendono il bicono, le perle eccetera, ma io sono piena 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 di queste cose, quindi queste cose qui, qualcosina di questa andrà anche nel famosissimo contest che poi farò. Comunque questa è un'altra storia. Vi faccio vedere un po' cosa ho acquistato. Allora, primo articolo ACRT PH00102. Questo qua, un box che è questo. Vi faccio vedere subito cosa c'è dentro. Aspettate che facciamo così, tanto questi sono comunque da aprire. Allora, l'imballo non era dei migliori, ve lo voglio dire, questo mi dispiace dirlo, però è così, l'imballo era un po' così. Scusate lo scartocciamento, ma è arrivato ieri, quindi faccio in tempo oggi a fare questo tutorial, cioè questa review. Allora, questo è l'articolo, il sito è cinese, Panda Hall Elite, e questi sono dei cabochon da cucire sull'abbigliamento. Sono belli lucidi in resina plastica, però sono lucidissimi, non so se ne vedete bene, in tante tante forme per fare dei ricami sulle maglie, sui jeans o comunque fare dei piccoli gioielli che poi vedremo che faremo insieme. Hanno due fori, quindi qui e qui si può mettere anche un anellino, possiamo fare anche delle collane, dei bracciali eccetera, quindi di questi poi vi farò un bel tutorialino. Contente? Ok, questi si trovano comunque, però loro avevano un prezzo molto molto buono. Ve l'ho detto, tutto quanto 40 dollari, compreso trasporto. Una cosa molto 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 irrisoria. Qui vedete le forme, sono tutte diverse. C'era proprio una raggiera, ti faceva vedere quanti di questi, quanti di questi. Tutte le goccioline, insomma, possiamo fare delle composizioni. Oppure se no, cucirli vicini anche. Comunque questo è il nero. Le mettiamo nel suo box, vedete c'è anche la sua scatoletta che è molto comoda per noi perché sappiamo dove sono tutti. Adesso magari ecco, quando si tirano fuori queste cose poi è difficile rimetterle dentro, speriamo che si chiuda. No, infatti, no, sì, si è chiusa, yeah. Perfetto, questo è il primo, mi hanno detto, nero, lucido. Poi il secondo è questo qua, questo è l'articolo 05 finale. Dopo comunque sotto vi metto il link ed è bianco, vi faccio vedere. Adesso vengono fuori le ciabattine, le cose estive, queste sono spettacolari, ragazzi. Da una parte argento, dall'altra parte resina. Quindi molto. Adesso qui con questa luce qua, anzi, adesso vado ad accendere l'altra luce. Eccomi qua. Spero che si veda meglio con questa luce. Da fotografi, perché mio figlio si diletta in fotografia, quindi anche questi, come vedete, molto molto luminosi. Con questi penso proprio che verranno dei bei lavoretti. Logicamente, ve l'ho detto, con un anellino sopra e sotto possiamo fare anche degli orecchini pendenti che per l'estate magari possono essere carini. Anche qui vi farò un tutorialino. Adesso vedo se con questi bianchi o con quelli neri. Ma comunque magari faccio alcune prove prima, ci
ci vorranno un paio di giorni, non di più, perché adesso sono in negozio un po' di tempo. In morto ce l'ho, anche perché a casa ho dovuto fare diverse cose, quindi sono stata impegnata un po' con altre cosette. Quindi questo è il suo box. Come vedete, adesso non so quanti pezzi sono, dopo comunque magari con il link ve lo vedete voi quanti pezzi, comunque tanti, veramente tanti. E questo è l'altro. Poi questo, che è un elastico rotondo di questo colore così neutro, l'ho preso perché è un rotolone proprio gigante, e vi dico, con questo qua volevo fare i bracciali con i perloni estivi. Adesso qui penso che sia questo, ecco, il capicollo, ecco. Vedete, elastico. E avevo preso, vi ricordate l'anno scorso, tutti quei quelle perle fatte a forma di corallo di tutti i colori? Le avevo prese da un'amica in Puglia, in un negozio in Puglia, e purtroppo però quelli lì, fare le chiusure eccetera, mi ci vuole una vita. Invece con la cordina elastica, logicamente ho provato anche con l'elastico quello da braccialetti, ma si spacca subito. Mentre invece con questo terrà botta sicuramente di più, e magari anche lì vi faccio vedere come farò a farli. E questo qui è un elastichino tondo, che è una corda elastica. Poi può servire anche per fare dei braccialetti anche da uomo, con delle perle diverse, oppure non lo so, delle cinture. Ho pensato un po' di fare anche delle cinture, un po' gioiello, perché con l'abbigliamento mi si abbinano tanto anche alle cose che vendo in negozio, per cui anche una cintura di perloni, quei bei perloni grandi di ceramica, che ne ho tantissime, anche lì magari se la facciamo un po' elasticizzata o comunque un po' elastica, può andare bene un po' anche per taglie diverse. E quindi anche con questo magari qualcosa ci farò. Anche qui la sua bella scatolina, corda elastica, e qui il codice dovrebbe essere questo, EVBC002. Poi ho sentito un tling, non so che cos'è. Queste sono delle nappe. Adesso ne apriamo una per farvela vedere meglio. Sono tutte così, con questo copri nodo sopra, molto bello per fare dei ciondoli, ma anche da mettere nelle borse, perché io, come sapete, vedete questo per esempio si è un po' mollato, quindi lo apriamo, si è un po' mollato qua sopra, vedete, ecco, però sono molto belle queste qui, per esempio da fare delle borse da mare, dove nella zip ci può essere la nappa, oppure che pende giù da qualche parte, può essere carino anche questa da utilizzare. Ne ho prese una confezione, c'erano tutte queste. A volte sono anche di due colori, bianca e di questo colore, no, ma delle altre vedete c'è anche la coppia, nero nero, grigio grigio, viola viola, no, viola viola no, blu blu. È un po', l'unica cosa che mi scoccia è quella lì, che non è che siano proprio doppie. Andiamo a vedere, allora questo non c'entra, questo è questo, di doppi colori. Potevano mettere due a due, magari anche un orecchino poteva venire, semplice, senza magari tante cose sotto, però purtroppo vedete, i blu ce ne sono diversi, viola singolo, questo colore mi dispiace tantissimo, turchese, gli farò un ciondolo, magari, ecco, se dovete prendere queste prendete in due confezioni a questo punto, così magari siete più fortunate ad avere il doppio per fare l'orecchino. Messaggi, messaggini, io non lo so, non mi arriva mai niente quando faccio un tutorial o qualcosa, arrivano questi messaggi, mi dimentico sempre di abbassare la suoneria, ma quindi nero nero c'è e basta. Questo qua un altro nero nero, fortuna mia, e tutti gli altri sono colori singoli, vedete, viola, questo qui chiaro, questo verde e quest'altro verde. Quindi i colori doppi sono solo questi, nero nero, blu blu e una specie d'arancio così. Però anche questo con un ciondolo, magari sopra gli facciamo un modulo con le perline e sotto mettiamo una bella nappa di questo tipo. Sono di seta, quelle di seta, per cui belle stirate. Logicamente c'è il suo bel
nylon per tenerle sempre in forma, logicamente per tenerle stirate. Come imballo, ve l'ho detto, non era una granché, erano tutte un po' così. C'era nemmeno un sacchetto, qualcosa, tutto un po' sparpagliati, però beh. E questo è quanto. Poi sotto invece, adesso vi sposto questo che è quello giallo, sotto c'è una confezione di feltro da 1 mm. Ci sono tutti i colori del rosa, giallo, rosso. C'erano varie tonalità, quindi io ho preso questa perché mi sembravano dei colori più estivi. Quindi giallo, rosso, rosa baby, giallino, fucsia, corallo, molto bello, un altro rosa chiaro, un fucsia più acceso, arancio e giallino anche questo, giallo più, forse sì, questo qui è giallo più limone, questo qui è più giallo arancio. Anche di questo, dicevo, anche di questo troverete il link sotto nell'info box, comunque ve lo dico anche adesso qui. Il codice è questo, DIJP000203, un set. Quindi, tutte queste belle cosine qui mi sono arrivate in pochissimo tempo, perché adesso dopo vi dico anche in quanto tempo ve lo scrivo sotto la consegna. Sono stati molto rapidi, diciamo, e quindi se avete bisogno di qualcosa, magari andate a sbirciare nel sito, hanno una marea di cose, quindi è un secondo panda, però vabbè. E BB Craft, che dire, mi metterò all'opera e faremo insieme alcune cosine carine, va bene, per l'estate che sta arrivando, per un po', vediamo un po' cosa combinare con questo materiale che è insolito per quanto riguarda i gioielli, però come voi sapete la mia testa frulla 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 sempre, per cui gioielli tessili, un po' di ricamo, embroidery, un po' di perline che abbiamo già e vediamo di fare qualcosa di carino. Niente, andate a vedere sotto nell'info box tutti i link, il sito e ai prossimi tutorial che saranno appunto dedicati a questo tipo di materiali. Va bene? Io con questo vi saluto. È un po' che manco, lo so, ma perdonatemi, ho avuto un po' da fare. Adesso abbiamo riaperto il negozio, quindi è tornato un po' di normalità, un po' di tranquillità, speriamo. E niente che dirvi. Prepariamoci a fare un po' di cose nuove. Ciao a tutte, grazie BB Craft. Ciao.